Il Bifest diventa Bari International Film e TV Festival da quest'anno. Sì, abbiamo fatto un po' da tester in qualche modo, è andata bene. Devo dire che è stato bello sul palco, la presentazione, la proiezione, la sala piena di pubblico, di fan, ecco. Sì, ed sì. Questa potrebbe essere una bella, veramente occasione per poter vedere delle serie in anteprima, di cui uno è fan, se ha accesso a vederle prima degli altri, e stare col pubblico vero qui a Bari. Poi se ci fosse anche una componente competitiva, tra virgolette, sì, eccetera, è uno stimolo anche per chi fa, no? Cioè di cercare di dare il meglio. Competizione, sì. Bello. Don Matteo 13, qualcosa si può accennare? Sempre questa domanda, voglio sapere sempre tutto. Guardatevi la serie, raga. Inizia giovedì la serie, cioè. Se no vi spoileriamo. Se vi spoileriamo, poi non vi parlo, lo sapevamo già. Invece lasciamo a voi indovinare. A Sanremo da Foggiana, hai parlato un po' in foggiano, ora sei in Puglia, anche se non a Foggia ma a Bari, qualcosa in foggiano lo devi dire. Vabbè, non vorrei essere provato su un classico, come è stato suggerito, fuggi da Foggia, dopo Foggia ma a Bifuggio. Ma a Bari? A Bari, perché mi vengono le parolacce in barese. Mi ricordo una mia amica che dice, a Bari, quelle che camminano così, con la mano a 5 euro, con la borsa qua, sembra che ti stanno chiedendo i soldi. Senti, la prima volta al Bifest, giusto? Sì. Che sensazione si trova? Beh, secondo me è veramente super accogliente, no? Ovunque, dalla stazione all'albergo, sì, al festival, in mezzo alla strada, al bar, quando vai a prendere il caffè. Lo dicevo prima con un'altra persona, che io da genovese, che non sono abituato a questo tipo di accoglienza così, quando arrivano queste cose, dico, ma cosa vogliono, vendermi il folletto, sta gente qua? Cioè, però in realtà poi scopri che è un atteggiamento umano che è da imitare e fa veramente piacere. C'è un fremito iniziale che dici, beh, che cavolo, però molto bello. Stando a Bari ti ha portato in giro ad assaggiare delle cose baresi, specialità baresi. Mamma mia, ieri abbiamo esagerato, ieri abbiamo mangiato veramente troppo. 77 antipasti, 4 primi. Abbiamo fatto la scemata di dire a uno chef barese, ma fai un po' te, guarda, portaci. E questa è stata una roba che paghiamo ancora adesso. Si è trasformato in un pranzo colazione, cosa da portare a casa. No, raga, no, le orecchiette in 58 modi, quella belin di ricotta. Il dolce, il vino. Pesce? Sì, pesce, il primo di pesce, gli antipasti di pesce, tutto, cioè non è fare un elenco. Tutto condito da, oh ciao, come va, grandissimo, eccetera. Come ho pensato di portarti una cosa, no, fidati di me, fidati, te la porto su così. No, no, spettacolare, bellissimo. Vabbè, oh, bellissimo, ragazzi. Pesce ti fidi di me? Pesce crudo, ieri non l'abbiamo mangiato, no, recupereremo a pranzo. L'esperta culinaria è lei, che dava tutti i titoli, le cose, eccetera, eccetera. Vabbè. Grazie. A voi, grazie, tanto. Grazie, gentilissimo.